pulce invece di gelato. Ah, va bene. Giovinazzo Matinum? Sì. Buon pomeriggio amici sportivi in collegamento dallo stadio comunale di Giovinazzo per seguire la terza giornata di prima categoria, girone A. In campo il Giovinazzo Calcio ospita il Matinum. Giovinazzo reduce dalla vittoria esterna contro l'Ordona per una rete a zero, la rete di Francesco Arsale che ha sigillato la prima vittoria per i biancoverdi. Seconda partita per il Giovinazzo nella prima giornata di campionato, la squadra di mister Biancofiore ha rispettato il turno di riposo. Ricordiamo girone a 13 squadre, quello della prima categoria, il girone A, e quindi costretto il turno di riposo per una squadra a turno. Matinum invece due sconfitte nelle prime due giornate, proverà a riscattarsi proprio quest'oggi contro il Giovinazzo. Andiamo a vedere subito le formazioni con la squadra ospite che schiera tra i pali con il numero 1 Gentile, 2 Totaro, 3 Trotta, 4 De Meo, 5 Biceglia, 6 Di Mauro, 7 Vergura, 8 La Rosa, 9 La Torre, 10 Mantuano, 11 Gonzales. A disposizione di mister Totaro con il numero 13 Biceglia, 14 Rinaldi. La squadra di casa, mister Biancofiore, schiera tra i pali il numero 1 Mongelli, 2 Noviello, 3 Capriati, 4 Verna, 5 Naglieri, 6 Costantino, 7 De Cristofaro, 8 Minervini, 9 Arsale, 10 Fiorentino, 11 Vitale. A disposizione col numero 12 Marca, 13 Stufano, 14 La Gattolla, 15 Ingrosso, 16 Patruno, 17 Pipitone, 18 Harber. Giovinazzo che attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi in maglia verde, pantaloncino bianco. Dall'altra parte maglia rosso-blu, pantaloncino blu per il Matinum. Il colpo di testa di Verna a cercare Arsale, la spinta dove il direttore di gara, il signor Zingarelli, non riscontra il calcio di punizione. Si continua però con il Giovinazzo che prova a spingere la palla dentro, a cercare il numero 8 Minervini, l'uscita di Gentile che va a bloccare. Nessun pericolo allora per il Matinum che può ripartire con il rinvio lungo che supera la metà campo. Di testa meglio di tutti Gonzales, palla che resta lì, poi Verna ancora di testa. Vitale può mettere giù, prova ad accentrarsi, capisce tutto però il Matinum che prova a ripartire con il numero 6 Di Mauro. Fa buon lavoro la Torre che si gira bene, prova ad andare via due uomini, arriva il terzo Verna che gli ruba palla. Allora ancora Giovinazzo con Fiorentino, la palla dietro, è rimasta a terra un giocatore del Matinum con Di Mauro che si stava involando verso Mongelli. Palla messa fuori, fallo laterale a favore Giovinazzo con il capitano della squadra ospite che resta ancora a terra, arriva il soccorso medico per il numero 10 Mantuano, problema al ginocchio sinistro.
Andiamo a vedere quella che è la terza giornata completa del primo del girone A di prima categoria, con Virtus Molfetta, Virtus Andria, già disputata alle 11 di quest'oggi con il risultato di 2-2. Poi Celle di San Vito, Sporting Apricena, Nuova Andria San Marco, Terlizzi Calcio, Borgo Rosso Molfetta, Victrix Trinitapoli, Audace Barletta. Restituisce palla il Matinum direttamente a Mongelli. Ad impostare il numero 10 fiorentino, che porta bene palla. L'apertura per Capriati, lungo fascia. L'intervento di La Rosa che mette palla in fallo laterale. Sarà proprio Capriati a battere il fallo laterale. Qualche indicazione da parte dell'arbitro per l'assistente che ritarda la ripresa del gioco che avviene in questo istante. Capriati riparte da dietro il Giovinazzo con il numero 5 Naglieri, che prova a portare palla. La verticalizzazione buona per Fiorentino, poi dietro per Costantino il lancio lungo, l'intervento di Mauro che mette palla ancora in fallo laterale. Alza il baricentro il Giovinazzo, guadagna metri, ci sarà ancora rimessa affidata a Capriati. Biancofiore chiede di non lanciare palla dalla linea difensiva, ci sono stati due lanci, prima di Naglieri, poi di Costantino, non contento evidentemente il mister del Giovinazzo. Con le mani Capriati, la palla per De Cristofaro, ancora per Capriati, prova ad andare via Capriati, lo fa bene, il cross al centro, mette fuori Di Mauro ancora. Con la palla che arriva a Costantino, ancora dentro, cercare Arsale, posizione regolare, Arsale messo giù, ancora tutto regolare, non c'è fallo, prova ad uscire il Matinum. Una serie di mari verdi che vanno a commettere fallo, può respirare allora la squadra ospite, calcio di punizione. Subito battuto, la palla per Gonzales, in posizione irregolare. Allora, calcio di punizione, potrà beneficiare il Giovinazzo con Naglieri. Ha richiamato Gonzales. Si parte adesso con sempre Naglieri a favore di Costantino. Terreno di gioco non perfetto quello di Giovinazzo, si vede dal movimento della sfera, si accentra bene Noviello, poi palla intercettata, ancora Noviello, l'apertura per Minervini che cerca subito il cross a favore di De Cristofaro, ottima lettura di Gentile che va a bloccare. Rinvio lungo di Gentile. Di testa Costantino, meglio di Gonzales. Poi Vitale prova a recuperare palla, lo fa bene Arsale, messo giù, non gliene fischia uno l'arbitro, allora si riparte, ancora l'intervento di Costantino, fra due maglie rosso-blu, non c'è fallo anche in questo frangente, si continua a giocare, serie di contrasti non valutati fallosi. Ultimo tocco in questa circostanza di La Torre, rimessa laterale a favore Giovinazzo. Naglieri per Verna, buona triangolazione a favore di Noviello che ha spazio. Costantino dietro per ancora Naglieri, ha spazio Naglieri, cerca la punta, meglio Noviello sulla destra, poi ancora Naglieri, rischia qualcosa dall'altra parte per Costantino.
Dentro, buono lo spunto di De Cristofaro che prova ad andare via. Lo scambio con Arsale, troppo precipitoso, capisce tutto il numero 7 Vergura, che poi mette fuori Arsale dalla distanza, la bomba sul fondo. Aveva sbagliato il disimpegno il Matinum, Arsale ne ha approfittato, un tocco e poi la botta dalla distanza. Palla che non si è abbassata quel tanto per inquadrare lo specchio della porta. Prima occasione a favore del Giovinazzo. Quando siamo all'ottavo minuto del primo tempo, risultato fermo ancora sullo 0-0. A suonare la sveglia è Francesco Arsale. Vergura per Trotta. Minervini recupera palla, guadagna anche un buon fallo laterale. Con le mani in Noviello. Dietro per Naglieri. Ancora Noviello, prova ad andare via, lo fa bene, ne salta uno. Poi dentro lungolinea, cercare Vitale, col mancino, prova a centrarsi Vitale, lo fa bene ancora Vitale. Arsale, spalla alla porta, prova a girarsi, lo fa bene, poi Noviello sulla destra, il cross un po' basso, riesce a mettere fuori il Matinum, però la palla è ancora viva per il Giovinazzo, la conclusione dalla distanza di Minervini, con la palla che termina alla destra di Gentile, senza impensierire l'estremo difensore. Rinvio lungo di Gentile, di testa bene Gonzales, va sempre lui a recuperare di testa queste rimesse dal fondo. Rimessa affidata a Capriati, dietro per Costantino, Naglieri. A destra c'è Noviello, visto e servito adesso da Naglieri. La palla a lungolinea. Impreciso il suggerimento di Noviello, rimessa laterale a favore della squadra ospite. Con le mani Totaro, di testa bene la torre, poi Gonzales, prova a girarsi, prova a guadagnare qualcosa, lo attacca Verna, poi prova a mettere fuori il numero 6 di Mauro. Doppio intervento, calcio di punizione a favore del Matinum. Il lancio lungo di De Meo, bene di petto Costantino, poi la verticalizzazione a cercare De Cristofaro, troppo lunga, e allora Gentile con i piedi può andare a far ripartire i suoi. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento. Trotta Supermercato in via Chicco a Mattinata e Edilizia Gentile, Contrada Giorgia a Mattinata. Il rinvio lungo di La Rosa. Palla che resta in campo. Costantino. La palla per Fiorentino che alza un campanile. Prova a raggiungerlo Minervini, poi Vitale. Palla che comunque passa. Allora con calma Trotta per il numero 7 Vergura, la palla dentro, cercare una delle punte, occhio a Costantino che però perde una brutta palla, riparte subito il Matinum con la torre, attaccato da Naglieri, rientra sul destro la torre, il cross al centro per Gonzales, il miracolo di Mongelli che dice di no al numero 11 del Matinum, grande disattenzione difensiva però di Costantino, che ha permesso subito alla squadra ospite di ripartire. Gran cross di La Torre e poi Gonzales da due passi, cercato il tapin vincente, grande risposta, grande istinto di Mongelli, che ha messo la palla in calcio d'angolo.
bandierina, c'è il numero 6 di Mauro. La palla dentro, mette fuori bene di testa Minervini. Palla troppo bassa sul primo palo. Occhio a Minervino, davvero sempre preciso e puntuale nei contrasti. Poi l'appoggio dietro per Mongelli, il lancio lungo che arriva ad Arsale, che può girarsi, a spazio Arsale. Occhio ad Arsale che può puntare la porta, l'apertura a sinistra a cercare il numero 10 fiorentino. Poi la conclusione con il sinistro, con Gentile che addirittura va a raccogliere la palla prima con i piedi, poi con le mani. Avrebbe potuto avanzare di qualche metro, poi calciare Arsale, ha preferito l'apertura a sinistra, dove ha trovato però un giocatore del Matinum. Di testa Verna dietro a cercare Mongelli, l'apertura subito per Noviello, che può far ripartire i suoi. Naglieri per Costantino. Fiorentino va a ricevere palla in una zona bassa, poi prova a guadagnare metri. Lo fa bene ancora Fiorentino, l'apertura per Capriati che ha seguito benissimo l'azione, riceve adesso Capriati. Prova a raggiungere il fondo il numero 3 del Giovinazzo. Non ha spazio, ancora Capriati, cerca il cross, lo effettua in questo istante, deviazione favorevole e quindi calcio d'angolo a favore del Giovinazzo. Sul cronometro 0-0 risultato parziale in questo primo tempo tra Giovinazzo e Matinum. Dalla bandierina c'è il numero 11 Vitale. C'è Vitale, uno schema, capisce tutto però Mantuano, che poi va a calciare lungo, palla deviata, Gonzales per la Torre, tutto solo, prova ad andare via la Torre, prova a saltare Verna, non c'è fallo. Si continua a giocare, è proprio Verna ad imbastire l'azione offensiva del Giovinazzo. L'apertura a destra per Noviello che ha spazio, prova a prenderlo tutto. Di nuovo lì vicino c'è ancora Verna. Fiorentino, Verna prova a muovere bene palla il Giovinazzo. Ottima triangolazione con Noviello che può andare al cross, lo effettua adesso, un po' basso. Si difende bene il Matinum e poi il rinvio di Trotta con Vitale che va a deviare in fallo laterale, rimessa a favore della squadra ospite, con le mani ci andrà proprio Trotta. La Torre mette giù, poi Di Mauro, ancora Trotta, la palla lunga direttamente in fallo laterale, Noviello, Naglieri. Fiorentino, l'apertura per Capriati, verticalizzazione a cercare De Cristofaro, palla in fallo laterale. Costantino per Naglieri. Minervini, la palla per Arsale, ottima lettura di Di Mauro che mette palla in fallo laterale. Con le mani Noviello, Naglieri prova ad avanzare lui, ancora Naglieri, la palla per Noviello, prova a saltare l'uomo, lo salta ancora Noviello, poi cerca il cross, messo giù, calcio di punizione questa volta fischiato a favore del Giovinazzo, con Noviello che quando punta è riuscito sempre a saltare l'avversario e a creare non pochi problemi al Matinum. Giovinazzo bene nell'uno contro uno, venuto meno in qualche cross dalle fasce laterali, cross piuttosto bassi che non hanno permesso ad Arsale di andare a staccare di testa. Adesso vediamo Vitale, Vitale Fiorentino sulla sfera, parte Vitale, la palla ancora troppo bassa sul primo palo che termina direttamente sul fondo, lo dicevamo
poco fa. Poco precisi cross da parte del Giovinazzo, che sta esprimendo comunque un buon gioco, riuscendo ad arrivare più volte sul fondo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo, ripreso Gentile dal direttore di gara per una perdita di tempo che effettivamente al 20° del primo tempo risulta essere un pochino eccessiva. Il fallo di Gonzales ai danni di Minervini, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Un'occasione per parte degna di nota, Arsale dalla distanza, grande conclusione, e Gonzales per il Matinum. Costantino, la palla dentro, di testa il numero 4 De Meo, palla che resta lì, poi Di Mauro, l'apertura per Vergura, dietro ancora per Trotta. Il lancio profondo, Naglieri indisturbato, può andare a colpire di testa, poi si complica un po' la vita, riesce comunque a rimediare. Noviello, Vitale, ottimo l'appoggio per Verna che può verticalizzare, ma ha capito tutto ancora Di Mauro, che lì al centro del campo sta svolgendo davvero un ottimo lavoro. Ottimo lavoro anche di Naglieri, che recupera palla su la torre. Poi Minervini, il tunnel ai danni di Di Mauro, elegante, il numero 8 in maglia verde. Costantino, la palla dentro, diventa buona per Arsale, il rilancio lungo senza troppi pensieri da parte di De Meo, rimessa subito, battuta da Capriati per Costantino. Il cross questa volta è buono, a cercare Vitale che di testa tocca soltanto, palla che termina sul fondo. Rimessa la battuta da Gentile, di testa ancora una volta Gonzales, le prende tutte lui lì al centro del campo. C'è stata però una deviazione di Minervini, allora la rimessa sarà a favore del Matinum. Con le mani Trotta, questa volta ultimo tocco di La Torre. Rimessa laterale a favore del Giovinazzo. Noi ringraziamo il supermercato Trotta in via Chicco a Mattinata e Edilizia Gentile, Contrada Giorgia a Mattinata. Due sponsor che permettono questo evento. Ancora Naglieri, porta palla. L'appoggio per Noviello che manca lo stop. Ancora rimessa laterale a favore del Matinum. Con le mani Trotta. Di testa La Torre. Poi Naglieri perde una brutta palla. Prova ad andare via La Torre. Più veloce di Naglieri, che però riesce a recuperare bene. Commette anche fallo. Cartellino giallo ai danni di Naglieri. Sembrava un contrasto normale di gioco quello tra Naglieri e La Torre. Il direttore di gara ha visto un fallo e addirittura un cartellino giallo ai danni di Naglieri. Forse un po' eccessiva la decisione del direttore di gara. Probabilmente ci sarà stata anche una trattenuta tra Naglieri e La Torre. In una zona di campo dove il numero 9 non avrebbe potuto creare grossi pericoli. Arriva il primo cartellino giallo dell'incontro ai danni del numero 5 del Giovinazzo, Naglieri. Sulla sfera c'è Di Mauro, parte lui, la conclusione direttamente in porta, è posizionato bene Verna che va a deviare palla in calcio d'angolo, resta davanti il Matinum, ancora Di Mauro dalla bandierina, si affaccia dalle parti di Mongelli, la squadra ospite, pericolosa prima con la conclusione di Gonzales. Parte Di Mauro, la palla sempre sul primo palo, Mongelli con i pugni, al limite però arriva ancora il Matinum.
resta a terra Minervino. Non c'è bisogno del cure mediche, si rialza Minervini. È stato un colpo sulla schiena per lui. Si ripartirà con la rimessa da parte dell'arbitro. Naglieri restituisce palla alla squadra ospite, gesto sportivo. ...23 sul cronometro, primo tempo tra Giovinazzo e Matinum, 0-0 il risultato parziale, trattenuta vistosa di Gonzales e Dani di Costantino, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Con i ritmi che adesso si sono leggermente diminuiti rispetto all'inizio gara, dove Giovinazzo stava spingendo tanto. Adesso si ripropone il Giovinazzo con Minervini. Verna per Fiorentino, la palla per Vitale, capisce tutto Di Mauro. Dentro a cercare la torre, ottimo intervento da parte del Giovinazzo. Arsale prova a mettere giù per Vitale, poi Mantuano, ancora Vitale, prova a liberare il sinistro, lo prova Vitale con la palla che termina di poco alta sulla traversa. Grande conclusione da parte di Vitale, che si è centrato bene e poi ha calciato. La rimessa virata Gentile, di testa Minervini, riesce solo a toccare, poi la torre. Intervento buono di Verna, che mette palla in fallo laterale. Dalla tre quarti la rimessa a favore del Matinum, di testa prende benissimo il tempo Minervini alla torre. Poi ancora Minervini. Con forza mette palla ancora in fallo laterale, non ci si sposta da lì, con le mani sempre trotta, di testa Naglieri, ancora fallo laterale, il terzo consecutivo in quella zona di campo a favore del Matinum. La torre spalla la porta, prova a guadagnare il fondo, troppo lungo l'ultimo tocco, allora la torre si trascina palla in sul fondo, ci sarà la rimessa a favore del Giovinazzo con mister Biancofiore, che manda a scaldare la gattolla al 26° minuto del primo tempo. Potrebbe cambiare qualcosa nello schema del Giovinazzo. Capriati, la palla per Arsale, che riesce solo a toccare, poi mette fuori Totaro. Rimessa a favore Giovinazzo. Costantino per Verna. Apertura a destra per Noviello. Vitale. Prova ad andare via. Ancora Noviello, recupera palla bene sul fondo, cerca il cross. Palla sporca, mette fuori De Meo. Palla che termina direttamente in fallo laterale. Ci sarà la rimessa con le mani a favore del Giovinazzo, con le mani in Noviello. Controfallo a favore del Matinum, di testa Minervini, però recupera subito palla, Vitale dentro
cercare De Cristofaro. Palla troppo lunga, facile preda di Gentile. Un rinvio lungo di Gentile, di testa Costantino, meglio di Gonzalez questa volta. Naglieri perde il tempo, poi prova a recuperarlo, lo fa bene con la palla che termina ancora in fallo laterale. Adesso fase confusa dell'incontro, con le squadre che si concentrano maggiormente nella zona centrale del campo. Rimessa a favore del Matinium, ancora Minervini riesce a intercettare questa rimessa laterale, non riesce però a rinviare, ancora rimessa laterale a favore della squadra ospite. Il cross di Trotta, Verna, lo stop e poi il rinvio lungo di testa di Mauro, poi Fiorentino, Costantino, l'apertura per Capriati. Verna, indisturbato, può girarsi, poi sbaglia però il passaggio. Minervini recupera palla, lo fa benissimo, poi dentro a cercare Arsale che cerca subito Vitale, palla allo stop di petto, poi si difende bene il Matinium, lo fa con Trotta. Intervento falloso di Capriati. Calcio di punizione a favore della squadra ospite. Il rinvio lungo di De Meo, mette fuori Costantino, poi Vitale, di testa subito, gira bene per Arsale, spalla alla porta Arsale, cerca una rovesciata improbabile. Non si capisce con Fiorentino Arsale, regala di fatto il pallone al Matinium, che cerca subito il lancio lungo, di testa Costantino, Verna, Fiorentino, Capriati. Verna, ancora spazio, l'apertura a destra bene per Noviello che davanti a sé ha tantissimo spazio, prova ad andare via, la palla per Vitale che deve rientrare sul sinistro, ancora Noviello, prova a guadagnare il fondo, intervento di Trotta. Il fallo di Noviello, tanto c'è stato un contrasto tra Vitale, il numero 7 Vergura, con il giocatore in maglia blu ad aver avuto la peggio. Noi ringraziamo il supermercato Trotta in via Chicco 102 barra A Mattinata e l'edilizia Gentile, contrada Giorgia Mattinata, per aver permesso questo evento. Calcio di punizione a favore del Matinium, la palla a favore di Fiorentino che cercava subito Arsale, avrebbe potuto metterla giù Fiorentino, non c'era nessuno alle sue spalle. Costantino, elegante su Gonzalez, dietro per Naglieri, Noviello, Naglieri, Verna dietro per Naglieri. Apertura a destra, ancora per Noviello, dentro per Verna, a spazio, l'apertura per De Cristofaro, Fiorentino, la palla dentro ancora per De Cristofaro, un pochino lunga,
è riuscito comunque a tenere in campo De Cristofaro e a guadagnare il calcio d'angolo, ultimo tocco di Gentile. La sfera ci va proprio il numero 7 De Cristofaro. Il cross dentro per Assale. Ultimo tocco forse di Naglieri. No, si trattava di Costantino. Nell'area piccola non è riuscito a trovare il tapin vincente. Buono il cross di De Cristofaro. Rivedo al fondo di Gentile, di testa con Sales, meglio di Minervini. Mantuano, la palla profonda, poi Totaro direttamente in fallo laterale. Con le mani capriati per Costantino. Naglieri, Noviello, dentro per Fiorentino, Minervini, lo scambio con Arsale, ancora Minervini, la conclusione sporca. C'era però un fuorigioco probabilmente di De Cristofaro. Si riparte con il calcio di punizione a favore del Matinum. Di Mauro, la palla profonda a cercare la torre. La torre salta Naglieri dal limite. La conclusione diventa quasi un cross per Gonzales, che non riesce però a toccare la sfera. Pericolo per il giovinazzo con la torre che è andato via secco a Naglieri. Poi ha cercato la conclusione, che è diventato quasi un cross. Nulla da fare per il Matinum, che si fa rivedere nella zona di Mongelli. Verna con l'esterno a cercare Fiorentino, che prova a raggiungere palla, esce non benissimo Gentile, che poi in due tempi va a bloccare. Sul cronometro 0-0 il risultato parziale tra Giovinazzo e Matinum, con il numero 4 De Meo sembra avere un problema muscolare, prova a restare in campo De Meo. Il Giovinazzo va a restituire palla direttamente a Gentile. Rinvio lungo di Gentile, Capriati, non benissimo, palla che resta lì, poi Verna bene, a favore di Minervini, Arsale di testa, bene per Totaro, potrebbe calciare, ottimo intervento di Totaro con De Meo che va ad evitare anche il fallo laterale. Di Mauro prova a girarsi, attaccato da De Cristofaro, poi arriva anche Fiorentino che gli ruba palla, Fiorentino a spazio, la palla per Arsale, l'1-2 che non si chiude, impreciso. Arsani in questa circostanza si lamenta, Minervini che era lì dietro avrebbe cercato la conclusione da lì, se solo Arsale si fosse accorto avrebbe caricato a favore proprio di Minervini. Ha cercato l'1-2 con Fiorentino Francesco Arsale, nulla da fare per lui. Tanto il Matinum ha ripreso il gioco con il colpo di testa di La Torre, tra i più sicuramente propositivi e vivaci del Matinum. Ottima copertura di Naglieri a favore di Mongelli che va a bloccare, poi sbaglia però il rinvio a Mongelli. Non ne approfitta il Matinum, che tarda la ripresa dell'azione offensiva. Recupera Vitale, poi
Noviello con l'ultimo tocco di Vergura, rimessa dal fondo a favore del Giovinazzo. Disattenzione da parte di Mongelli, troppo superficiale nella rimessa con le mani. Naglieri, dietro ancora per Mongelli. Costantino, Fiorentino, la palla dentro, imprecisa, prova a raggiungere la Capriati, palla che termina direttamente sull'auto laterale. Capriati troppo irruento in questa circostanza, commette fallo. Calcio di punizione a favore del Matinum. Noi ringraziamo l'edilizia Gentile, incontrata Giorgia a Mattinata, e il supermercato Trotta, sempre a Mattinata, per aver permesso questo evento. Palla profonda, lo scarico a favore di Di Mauro, poi dentro a cercare con Sales, esce Mongelli che però viene travolto da Gonzales, che sinceramente avrebbe potuto evitare questo contatto. Infatti arriva anche il cartellino giallo ai danni di Gonzales, che è andato a disturbare Mongelli quando l'estremo difensore aveva già bloccato la sfera. Si rialza però Mongelli, nulla di grave per lui, cerca spiegazioni con Sales. Secondo cartellino giallo dell'incontro, il secondo è per Gonzales, il primo è stato ai danni di Naglieri. Uno per parte allora gli ammoniti di questo incontro. Naglieri, il lancio lungo di testa di Mauro, arriva Costantino, la palla dentro a cercare di Cristoforo, capisce tutto la difesa del Matino, poi la conclusione dalla distanza di Arsale, ci mette i pugni Gentile che dice di no, ancora d'Arsale, seconda conclusione dalla distanza, davvero buona da parte di Arsale. Adesso cerca lo scambio con Noviello, il cross di Noviello diventa quasi un tiro con la palla che supera di poco la traversa. Sembrava esserci Gentile. Altra occasione per il Giovinazzo con De Meo che non ha ribattuto bene, palla che è rimasta lì, è arrivato Arsali con la conclusione potente dalla distanza. Grande risposta di Gentile. Noviello. La palla per Gonzales, l'apertura per La Torre, dietro a favore di Trotta, il cambio di gioco, Capriati bene, la palla per Fiorentino che non riesce ad agganciare, poi Di Mauro, dentro per Mantuano, messo giù da Verna, calcio di punizione a favore del Matinum, il fallo di Verna su Mantuano. De Meo, la palla lunga per La Torre che di testa prova ad allungare per Vergura in posizione irregolare, il numero 7 in maglia rosso-blu si riprenderà con il calcio di punizione a favore del Giovinazzo. Verna dietro per Naglieri. Lancio profondo, Minervini non aggancia, la palla è buona per Arsale che di testa cercava
fiorentino. Arriva Vitale, la palla dentro per De Cristofaro, buona la chiusura di De Meo, attaccato, riesce a servire Trotta, poi Minervini dentro per Fiorentino, lo scambio ancora con Minervini, la palla diventa buona per De Cristofaro che prova ad andare via, velocissimo il numero 7, attaccato da due maglie rosso-blu, prova a guadagnare qualcosa, esce una rimessa laterale a favore del Giovinazzo, con le mani in Noviello, Vitale prova ad agganciare, palla che resta in campo, ancora rimessa a favore del Giovinazzo. Cambio tra Noviello e Vitale, il cross non bene, Varsale però riesce a metterla giù, ancora Varsale prova ad andare via, intervento buono della difesa del Matinum, la Torre prova a far salire i suoi, ancora la Torre, il lancio profondo a cercare Gonzales, qua la palla che termina un fallo laterale. 2 minuti di recupero in questo primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-0 tra Giovinazzo e Matinum. 2 occasioni per il Giovinazzo, capitate sui piedi di Arsale, una per il Matinum in questa prima frazione. Arsale, Minervini, la palla dentro a cercare De Cristofaro. Troppo lunga. Noi ringraziamo ancora il supermercato Trotta in via Chicco 102 barra a Mattinata e l'edilizia Gentile contrada Giorgi a Mattinata. Il rinvio di Gentile, di testa Verna, ostacolato, poi Minervini, la palla per Capriati che va al lancio lungo, Fiorentino riesce solo a toccare, poi arriva Arsale che fa un buon lavoro, si gira anche, la palla dentro per De Cristofaro che non riesce a stoppare, occhio a Trotta che è attaccato da De Cristofaro, mette in fallo laterale, forse c'è ancora tempo per l'ultima azione di questa prima frazione, Noviello per Minervini, la palla ancora dentro per Noviello, lo scambio ancora con Minervini che può andare al cross, lo mette bene questa volta, diventa un tiro con la palla che termina sul fondo, c'è stata anche una deviazione, ci sarà calcio d'angolo a favore del Giovinazzo, davvero un cross teso e potente quello di Minervini che è diventato un tiro, il direttore di gara continua a far giocare. Dalla bandierina c'è De Cristofaro. Perde troppo tempo De Cristofaro, allora arriva il duplice fischio del direttore di gara. Finisce qui la prima frazione tra Giovinazzo e Matinum. Risultato fermo sullo 0-0. Noi ci fermiamo per qualche minuto, per ancora insieme, per la seconda frazione tra Giovinazzo e Matinum. Tempo tra Giovinazzo e Matinum con il risultato fermo sullo 0-0, 2 occasioni per il Giovinazzo nel primo tempo capitate sui piedi di Arsale, una sola per il Matinum con Gonzales che a tu per tu con Mongelli si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore del Giovinazzo. Secondo tempo che vede il Matinum attaccare da sinistra verso destra dei nostri schermi in maglia rosso-blu, pantaloncino blu, bianco-verde invece il Giovinazzo.
Noviello per Verna. La verticalizzazione cercherà Arsale che mette giù bene, si gira altrettanto, poi attaccato da Mantuano. Prova ad andare via, subisce fallo Arsale, calcio di punizione a favore del Giovinazzo. Arsale l'autore del gol contro l'Ordona, che ha regalato i primi tre punti alla squadra di mister Biancofiore. Calcio di punizione affidato a Minervini. Parte Minervini, la palla dentro di testa di Cristoforo, poi la deviazione di Arsale. Ci sarà la rimessa dal fondo a favore del Matinum, con Arsale che non è riuscito a girare verso la porta. Rimessa dal fondo affidata a Gentile, il rinvio lungo, il fallo ai danni di Fiorentino, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Naglieri per Noviello, ancora Naglieri. Costantino, la verticalizzazione a cercare di Cristoforo, bene per Arsale, la palla dentro a cercare Capriati che tocca con un braccio, non secondo il direttore di gara, palla che termina sul fondo, la rimessa a favore del Matinum. È stata una buona triangolazione quella del Giovinazzo con Capriati, che però non è riuscito a agganciare bene il pallone. Nulla da fare allora per il Giovinazzo, che può ripartire con questo calcio di punizione affidato a Naglieri. Cerca e trova Vitale, ultimo tocco proprio di Vitale. Allora la rimessa sarà a favore del Matinum. Con le mani trotta. Poi Verna alza un campanile. Mette fuori ancora il Matinum. Palla profonda. Costantino. Per Naglieri. Minervini. La palla per Costantino, che cerca la verticalizzazione, palla non precisa, poi De Cristoforo, la palla dentro a cercare Vitale, che di testa prende bene il tempo a trotta, Vitale sul fondo, Vitale la palla dentro per Arsale, mette fuori De Meo, poi la torre, Minervini recupera, la palla per Noviello, lungo linea, cercare Vitale, palla imprecisa ancora una volta, è capitato già nel primo tempo. Rimessa laterale a favore del Matinum. Noi ringraziamo l'edilizia Gentile, incontrata a Giorgia Mattinata, e supermercato Trotta in via Chicco 102 a Mattinata, che promettono questo evento. La palla profonda di La Rosa, blocca Mongelli, Costantino, Capriati, la palla per Berna, Minervini, dentro a cercare Fiorentino, mette fuori De Meo, poi può ripartire il Matin con il numero 7 Vergura, la palla Vitale, poi non aggancia Verna, allora Gonzales. La palla per La Rosa.
dentro a cercare Gonzales. Intercetta Capriati. Il rinvio lungo, la deviazione e la rimessa a favore del Giovinazzo con Capriati che cerca De Cristofaro, la trattenuta, il calcio di punizione a favore del Giovinazzo. La palla profonda a cercare Arsale, Di Meo riceve da toccare, poi la trattenuta, non c'è fallo. Si continua con Verna per Minervini, Fiorentino, l'apertura a destra arretrata per Noviello che però ha spazio. Vitale prova ad andare via, perde palla, poi la recupera ancora Vitale, rientra su sinistro, lo fa bene, il cross questa volta è buona per Assale, di testa De Meo riesce a servire la torre. Ultimo tocco di Minervini, rimessa laterale a favore Giovinazzo. Con le mani trotta di testa la torre per Gonzales che riesce a toccare, poi Vergura, dall'altra parte non c'è nessuno, allora ne può approfittare Capriati che ha spazio. Verna, ancora Capriati, poi De Cristofaro prova ad andare via, ultimo tocco di Totaro, allora rimessa a favore del Giovinazzo. Costantino, il cross diventa un tiro, blocca senza problemi Gentile. Il rinvio di Gentile, di testa Verna, poi Minervini, ancora prova a mettere giù, capisce tutto Gonzales, prova a spingere il Matinum con Vergura, la palla dentro, non riesce a controllare la torre. Blocca Mongelli. Naglieri per Noviello. Verna. Naglieri. Fiorentino a spazio. Prova a prendere campo il Giovinazzo. Fiorentino. La palla per Costantino. Dentro a cercare Arsale. La palla per Capriati che prova ad andare via. Un contrasto di gioco. Con le proteste del Giovinazzo che chiedono il calcio di punizione. Non è d'accordo il direttore di gara, ci sarà solo rimessa dal fondo a favore della squadra ospite. C'è stato uno scontro tra Capriati e Totaro. Il rinvio di Gentile, di testa Minervini, bene per Arsale che prova ad andare via, lo fa bene ancora Arsale, l'apertura per De Cristofaro con Arsale che chiede ancora un calcio di punizione per un contatto con Mantuano. Il direttore di gara non fischia. Arriva lo staff medico per Arsale. Effettivamente si è sentito il rumore del contrasto tra Mantuano e Arsale. Noi ringraziamo il supermercato Trotta in via Chicco 102 a Mattinata. Edilizia Gentile incontrata Giorgi a Mattinata. 10 minuti sul cronometro nel secondo tempo tra Giovinazzo e Matinum, risultato parziale di 0-0.
il rinvio di Gentile, di testa a Minervini, poi Vitale, il contrasto con il gioco pericoloso di Vitale. Si riprende il gioco con il lancio lungo di testa Naglieri, mette fuori, poi Minervini, il dribbling rischioso, contrasto, riesce comunque a mantenere il possesso. Il lungo linea, cercare Arsale con la palla che termina in fallo laterale, impreciso il suggerimento di Verna. Con le mani Totaro, ancora Verna, ci sarà la rimessa laterale ancora a favore del Matinum. In testa di Cristofaro, poi Fiorentino, Di Mauro, tocca Vitale, poi ancora Di Mauro, dietro per Totaro, il lancio profondo a cercare la torre, che l'ha partito in posizione regolare. Non è riuscito a tenere però il pallone in campo, il numero 9 in maglia rosso-blu. Con le mani Capriati, Verna. La palla per Naglieri. Noviello. Verna. L'apertura a sinistra, telefonata per un giocatore del Matinum. Recupera la palla Costantino, che prova ad andare via. Ancora Costantino, il dribbling, ne salta due. Ancora Costantino, prova a fare tutto da solo. Poi si ricorda di passare palla e lo fa a favore di Fiorentino. Il fallo però di Di Mauro, il calcio di punizione. Cartellino giallo ai danni di Di Mauro. Terzo cartellino giallo dell'incontro. Due per il Matinum, uno solo per il Giovinazzo. Chiama lo schema mister Biancofiore. Minervini e Costantino sulla palla. Dovrebbe essere proprio il numero 6 in maglia verde a calciare in porta. Parte Minervini che tocca per Costantino. La palla è troppo bassa. Regala così di fatto un pallone al Matinum, che prova a ripartire in contropiede. La torre attaccato da Vitale. Da dimenticare questo calcio di punizione del Giovinazzo. Fiorentino, la palla per Costantino. Dentro a cercare Arsale, che riesce a stoppar bene, poi porta un po' palla, si va a chiudere Arsale, deve uscire da quella zona di campo, lo fa ancora con la palla al piede, poi cerca Di Mauro, cerca Vitale, l'intervento di Di Mauro, De Meo, Totaro, il rilancio lungo a cercare con Sales, che elude il pressing di Costantino, prova ad andare via, l'intervento però di Naglieri che recupera bene palla. Da Costantino, un contrasto di gioco tra Gonzales e il numero 6 in maglia verde, con il difensore centrale che ha subito la peggio, un colpo involontario alla testa per Costantino. È stato il direttore di gara a interrompere il gioco. Costantino che adesso deve
lasciare momentaneamente il campo. Si ripartirà con la rimessa del direttore di gara. Matinimo che restituisce palla al Giovinazzo, recupera palla a Naglieri. L'apertura a destra per Noviello. Vitale prova l'aggancio, poi recupera palla Vergura. Rimessa laterale a favore del Giovinazzo che guadagna metri con le mani in Noviello. Vitale prova ad andare via. Minervini, la palla dentro, a cercare De Cristofaro che riesce a raggiungere palla, poi il dribbling. Rientra sul destro De Cristofaro, il cross sporcato. Ancora Totaro, poi Costantino come può, Vitale tocca per Arsale che riesce ad agganciare. Arsale! La magia di Arsale, la risposta di Gentile. Mamma mia, che gesto tecnico di Arsale. Sarebbe stato un gol memorabile quello di Francesco Arsale, che ha stoppato prima di testa, poi si era aggiustata, è andato a rovesciare. Grande risposta di Gentile che dice ancora no. Nel confronto personale tra l'estremo difensore e l'attaccante del Giovinazzo, già tre le volte che ha cercato il gol Francesco Arsale. Questa volta però l'ha fatto in gran stile Costantino, la palla dentro, di testa mette fuori il Matinu, dall'altra parte c'è Naglieri, adesso prova il pressing offensivo il Giovinazzo, dentro Costantino per Fiorentino, mette fuori Di Mauro, Capriati protegge palla e guadagna fallo laterale. Verna, Fiorentino, la triangolazione è buona con Capriati che prova a raggiungere il fondo, lo fa bene, il cross è buono, mette fuori il Matirmo, non benissimo, Fiorentino dal limite, prova a liberare il sinistro, perde una brutta palla, prova a ripartire la squadra ospite con la Torre. Naglieri nel contrasto ne esce vincente, arriva però ancora, occhio perché Naglieri è già ammonito, doppio giallo e rosso per Naglieri che aveva prima recuperato palla, poi l'ha persa nuovamente, è stato costretto al fallo lì a centrocampo. Doppio giallo e cartellino rosso per Naglieri. Cambia adesso il tema dell'incontro con il Giovinazzo in inferiorità numerica. Giovinazzo che era andato vicino alla rete del vantaggio. Adesso però un duro colpo per la squadra di mister Biancofiore, costretta a dover ridisegnare l'assetto tattico. E a terra ancora il numero 10 Mantuano nel contrasto proprio con Naglieri, contrasto che è costato il secondo cartellino giallo. Adesso si muove tutta la panchina del Giovinazzo. Dovrà correre ai ripari mister Biancofiore. Incomincia a piovere qui a Giovinazzo. Di testa Costantino. Arsale prova a far salire i suoi, recupera palla De Meo, si lamenta ancora Arsale, De Meo, la palla profonda per La Torre, posizione regolare, La Torre attaccato da Minervini, La Torre si trascina la sfera in, sul fondo, non c'è deviazione, ci sarà rimessa a favore del Giovinazzo. Rimessa affidata a Mongelli, la palla per Capriati. Fiorentino.
prova a guadagnare metri il Giovinazzo, lo scarico per Verna, ancora Fiorentino, prova ad andare via, attaccato da Mantuano, poi Capriati. Fiorentino all'indietro per Costantino, Minervini adesso è passato a fare il difensore centrale al posto di Naglieri, bene Costantino per Vitale che ha cercato di girare a favore di Arsale, palla che arriva a Gentile che con calma va a bloccare. Il rinvio di Gentile lungo di testa Costantino, meglio di Consuales. Vitale due volte, c'è il fallo commesso da parte di Vergura. Quando siamo al 20° minuto del secondo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Il Giovinazzo però è in inferiorità numerica. Fiorentino, Consales, prova ad andare via, lo trattiene Fiorentino. Arriva cartellino giallo anche per il numero 10 in maglia verde. Testa Minervini, Vitale, prova ad andare via. Il rilancio di La Rosa non è precisissimo. Costantino prova ad andare via, la palla per Capriati che ha spazio, il cross a favore di Arsale, questa volta è preciso, lo scarica ancora per Capriati, dentro a cercare Di Cristofaro, la sponda per Verna che cerca la conclusione, sporcata, ancora Vitale, la gira, blocca Gentile. Il rinvio di Gentile, di testa Consales, meglio di Minervini. Poi cerca di raggiungere la sfera La Rosa, palla che termina in fallo laterale. Costantino, la palla profonda, mette giù Di Mauro, poi Consales, La Torre, Minervini vince un contrasto, poi Verna. La palla buona per Fiorentino, attaccato ancora dalla Torre, si deve fermare, poi l'apertura a sinistra buona per De Cristofaro che cerca il numero, poi non c'è spazio, allora si torna al centro da Verna. È partito Noviello, visto da Verna, palla che passa, seguito bene Noviello, il cross dentro, deviato, calcio d'angolo a favore del Giovinazzo che nonostante l'inferiorità numerica è costantemente nella metà campo del Matinum. Con la bandierina di Cristofaro, la palla dentro, di testa Minervino, prova a liberare il Matinum. Dall'altra parte c'è solo Verna, pronto a ricevere. La palla dentro, cercare Minervini, mette giù Minervini, aggancia bene, prova a sfondare Minervini, Minervini! L'intervento di De Meo, ancora in calcio d'angolo. Inferiorità numerica, fino a questo momento non si fa, non si nota tra il Giovinazzo e il Matinum. L'espulsione di Naglieri. Il rinvio di De Cristofaro in due tempi, blocca Gentile.
vitale, riesce solo a toccare. Poi De Meo per il Matinum prova a lanciare il numero 7 Vergura, che non riesce però a tenere la sfera in campo. Fiorentino per Costantino. La palla dentro, occhio perché è veloce il numero 10 Mantuano, riesce a chiudere Capriati. Torre in aria, Costantino riesce a toccare, palla che resta in campo, Capriati evita il calcio d'angolo, non il fallo laterale, ci sarà la rimessa a favore del Matinum. Costantino aveva chiamato palla Mongelli, Costantino rinvia, poi Arsale, forse un fallo ai danni di Mantuano, calcio di punizione a favore del Matinum, con la pioggia che diventa insistente qui a Giovinazzo. Risultato fermo sullo 0-0 questo secondo tempo. Resta a terra Mantuano, ci sarà è arrivato lo staff medico per il numero 10 in maglia rosso-blu. Piove davvero forte adesso qui in quello di Giovinazzo, vediamo se il terreno di gioco riuscirà a mantenere. Occhio alla torre, cerca la conclusione sul fondo. Arriva il primo cambio per il Giovinazzo, fuori De Cristofaro. Dentro con il numero 15 in grosso, Fiorentino. C'è un fallo ai danni di La Torre. Ferma ancora il gioco, colpo al volto per La Torre. Adesso partita davvero spezzettata. C'è un altro cambio, sempre per il Giovinazzo. Fuori Fiorentino, dentro Patruno.
Berna recupera palla, poi De Mio con l'esterno, la palla per Gonzalez che si disinteressa del pallone, era in posizione di offside Gonzalez. Prova ad andare via Vergura, la palla dietro per Di Mauro, posizione di offside, calcio di punizione a favore del Giovinazzo con Capriati che prova ad andare via. La palla per Verna. Patruno dentro a cercare Ingrosso che mette giù. Ingrosso prova ad andare via, fa tutto da solo. Ingrosso, la palla per Arsale sul fondo. Arsale non riesce proprio a sbloccare l'incontro. Francesco Arsale, quarta occasione per lui, questa volta non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta dopo un ottimo lavoro di Ingrosso. Campo che incomincia a diventare pesante, si stanno creando diverse pozzanghere. Continua a piovere forte qui a Giovinazzo. Il rinvio lungo di Gentile, Gonzalez di petto, Di Mauro, la palla profonda, Capriati può proteggere palla, rimessa laterale a favore del Giovinazzo, la palla per Costantino. Minervini, Patruno, Noviello, il fallo ai danni di Vitale, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Altro cambio per la squadra di casa. Fuori Vitale, dentro la Gattolla. Terzo e ultimo cambio per mister Biancofiore. Sul punto di battuta c'è Minervini. 10 minuti alla fine dell'incontro. Risultato fermo sullo 0-0. Gonzalez per Minervini. Un campanile a favore di Ingrosso che di petto mette giù. Poi Patruno, la palla dentro per Assale, De Meo col petto, poi Totaro, ancora Ingrosso, intervento dell'arbitro che favorisce Di Mauro, si disinteressa Gonzalez, allora Capriati, la palla dentro per Arsale che aggancia bene, lo scarico per Patruno che però non riesce a controllare, ancora Arsale, recupera palla, commette fallo Arsale. Calcio di punizione, cartellino giallo da parte del direttore di gara, i danni di Arsale. Anche in questo caso, cartellino giallo, sembra piuttosto gratuito. Di Mauro prolunga, Verna mette giù di petto, poi la palla per Arsale, De Meo, Verna, ancora De Meo, batti e ribatti, ancora Verna, la palla adesso comincia a bloccarsi, Noviello per Arsale che non riesce ad agganciare, Noviello, Patruno, la palla profonda per Gonzalez, in anticipo Capriati, era anche in fuorigioco Gonzalez che recupera però palla, ha sbagliato l'intervento, la battuta Capriati, occhio alla torre, trattenuto da Noviello, calcio di punizione e cartellino giallo anche per Noviello.
ci sarebbero gli estremi per sospendere l'incontro. Si continua a giocare però. La palla dentro, vola Mongelli che va a bloccare. Messo giù Noviello, calcio di punizione. Minervini, la palla per Capriati che riesce a tenere la sfera in campo. Berna, dentro a cercare Arsale, De Meo mette fuori, poi Di Mauro, prova a far tutto da solo, finisce per perdere palla, Berna, la palla per Patruno, Arsale, sbaglia tutto, prova a recuperare Noviello, arriva prima però Di Mauro. Berna, Arsale, dentro a cercare Ingrosso, prova a mettere fuori il Matinum, lo fa con qualche difficoltà, Arsale, commette fallo Ingrosso, calcio di punizione a favore della squadra ospite. Il rinvio lungo di testa a Costantino, poi Noviello, palla che resta lì, Patruno, lo scontro, non c'è fallo, Berna sbaglia il passaggio, ancora Di Mauro, continua a correre tanto il numero 6 del Matinum, Berna, la palla dentro per Ingrosso, in anticipo Totaro che mette palla in fallo laterale. Capriati per Berna, la palla per Patruno, dentro a cercare Arsale, capisce tutto, la linea difensiva del Matinum, occhio a Costantino che stava quasi per perdere palla, poi c'è il fallo di Gonzales. Minervini per Capriati, Berna, la Gattolla, dentro a cercare Arsale, passaggio preciso, Patruno, non riesce ad agganciare palla, poi la torre per Gonzales, posizione irregolare del numero 11, maglia rosso-blu, Mongelli per Patruno, la palla dentro di Mauro come può, riesce a servire la torre che prova ad andare via Patruno. Capriati, Ingrosso, la palla dentro, cercare la Gattolla, palla troppo lunga, esce Gentile che va a bloccare. Costantino, Berna, Capriati riesce, la palla che ormai si blocca del tutto in alcune zone del campo, Noviello, la palla per Patruno, Berna, prova a spingerla lui, ancora Berna. Minervini. L'apertura per Capriati.
Costantino, la palla lunga, in grosso, prova a metterla giù. Minervini, ottimo anticipo sulla torre, ancora Minervini, prova ad andare via, riesce a vincere un contrasto per Sale, adesso si combatte in tutte le zone del campo. Arriva il fischio del direttore di gara, il fallo commesso ai danni di Vergura. Occhio alla torre che si presenta davanti a Mongelli. La torre! Palla che resta lì, non supera la linea di porta. Risultato fermo ancora sullo 0-0. Si salva così il Giovinazzo. La torre aveva battuto Mongelli. Non era riuscito, la palla però si è bloccata su una pozzanghera. Adesso c'è un fallo a favore del Matinum. Azione rocambolesca, quella del Matinum che avrebbe trovato la rete del vantaggio con la torre che si era presentato tutto solo davanti a Mongelli, superandolo. A dire di no, è stata la pozzanghera proprio lì davanti alla linea di porta. Nulla da fare allora per il Matinum, 0-0 il risultato a 5 minuti dal termine. Calcio di punizione interessante, sulla sfera c'è Di Mauro. Parte Di Mauro, la conclusione in porta e la rete del Matinum. Matinum 1, Giovinazzo 0, la rete di Di Mauro. E va ad abbracciare mister Totaro. Grande punizione di Di Mauro, nulla da fare per Mongelli, punizione battuta davvero bene quella del numero 6 maglia rosso-blu. Matinum che era andata già vicino alla rete pochi secondi prima con la torre. Verna per Costantino. Il lancio lungo mette fuori Di Mauro. Rimessa laterale a favore Giovinazzo. Capriati, la palla lunga, mette fuori De Meo, poi Verna. Ruba palla alla torre che prova ad andare via, prova a fare tutto da solo la torre. Minervini. Sbaglia Minervini. Giovinazzo che continua a giocare palla a terra, con questo campo diventa davvero difficile. Intervento di Noviello in scivolata, cartellino giallo per Noviello, doppio anche per lui, è rosso. Giovinazzo che chiude in 9 questo incontro e adesso diventa davvero complicato per i ragazzi di mister Biancofiore. Sotto di 2 uomini in campo e di una rete. Poco fa sbloccato Di Mauro per il Matinum. Prima Naglieri, poi Noviello, gli espulsi del Giovinazzo. Si ringrazia il supermercato Trotta a Mattinata e Edilizia Gentile a Mattinata per aver permesso questo evento. Segnalati 5 minuti di recupero dal direttore di gara.
Giovinazzo che ci ha creduto fino a 5 minuti fa praticamente, cercando in tutti i modi la rete del vantaggio. È rimasta un po' scoperta nell'azione nell'azione che ha portato poi al calcio di punizione, dove il Matinum ha realizzato la rete del vantaggio in grosso. Prova ad andare via, prova a far tutto da solo in grosso. Rimessa laterale a favore del Giovinazzo con le mani capriati per Verna. La palla dentro, a cercare Arsale, De Meo, poi la Torre. La palla per Trotta. Minervini. Ancora la Torre, prova ad andare via Minervini che vince il contrasto. Calcio di punizione, Minervini per Verna. La palla dentro a cercare Arsale. Di testa gira Arsale! Blocca Gentile. Il rinvio di Gentile. Esce Mongelli che va a bloccare. Costantino. Il lancio lungo regala palla di Mauro. Cartellino giallo anche per la Torre. Tutti davanti per il Giovinazzo. Batte Mongelli. La palla dentro, cerca Arsale che di testa gira bene per Minervini che commette fallo. Calcio di punizione a favore del Matinum che prova a guadagnare secondi preziosi. Matinum 1, Giovinazzo 0. Giovinazzo in inferiorità numerica, due espulsioni, prima Naglieri e poi Noviello. La palla lunga, la Gattolla riesce solo a toccare, poi prova ad evitare la rimessa laterale senza riuscirci. C'è un cambio per il Matinum. Dentro Rinaldi. Fuori il numero 7 Vergura. Arriva il cartellino giallo per Vergura, perdita di tempo da parte del numero 7 in maglia rosso-blu. Si potrà riprendere il gioco con la rimessa laterale a favore della squadra ospite. Il fallo di La Torre ai danni di Minervini, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Costantino, la palla per Capriati. Mette fuori proprio
Rinaldi con le mani capriate per Arsale, calcio di punizione a favore Giovinazzo. Calcio di punizione, batte in grosso, la palla dentro, Arsale di testa, il palo! C'era però posizione irregolare di Arsale. Finisce qui il fischio del direttore di gara dopo questa azione offensiva del Giovinazzo. Vince il Matinum 1-0 sul calcio di punizione, decide Di Mauro a 10 minuti dal termine. Giovinazzo che ha chiuso con due uomini in meno per l'espulsione di Naglieri e Noviello. Ringraziamo gli sponsor che hanno permesso questo evento, Supermercati Trotta a Mattinata e Delizia Gentile a Mattinata. Dallo stadio comunale di Giovinazzo è davvero tutto. Giovinazzo 0, Matinum 1, il più cordiale e buon proseguimento di serata. Il fischio del direttore di gara dopo questa azione offensiva del Giovinazzo, vince il Matinum 1-0 sul calcio di punizione, decide Di Mauro a 10 minuti dal termine. Giovinazzo che ha chiuso con due uomini in meno per l'espulsione di Naglieri e Noviello. Ringraziamo gli sponsor che hanno permesso questo evento, Supermercati Trotta a Mattinata e Delizia Gentile a Mattinata. Dallo stadio comunale di Giovinazzo è davvero tutto. Giovinazzo 0, Matinum 1, il più cordiale e buon proseguimento di serata.